Barda, Barda, Barda con la B, che meraviglia! Dove ti ho portato? Come all'inglese, hai visto in quei filmati che si vedono su pesca, dove ti portano? Ti portano quei canali, l'erbettina tagliata. Allora, buongiorno a tutti amici, siamo sull'Ozeri. Siamo sull'Ozeri, canale lucchese. Vicino a Lucca. Vicino a Lucca, sono pochissimi chilometri dal centro, è un posto facilmente raggiungibile. Guarda che meraviglia, guarda il posto fantastico, in silenzio totale, giornata bella. Fredda, fresca, però, molto fresca, c'è un pelo di vento che però non ci dà al momento fastidio. Noia, c'è il sole, che pesci ci sono? C'è di tutto, carpe, cavedani, brem, zoccoli, lucci. Zoccoli. Ah, gli zoccoli, sì. Perché c'è un po' di sporco però. Cioè non al femminile. Sì. No, quelli no, non ci sono. Qui ci sta prendendo un peccato, Per te lo so che. Però così tanto per dare un'occhiata. Amici, si fa il pescatone! Madonna, è fiata ottima. No, ci si fa. Buona pesca! Andiamo. Pillola tecnica. Eccola. Qui si va a caso. Allora, la corrente vorrebbe dire un pochino più di grammi di quanto non ho messo io. Ma sei senza occhiali. No, sono quelli. Tu mi hai fatti pigliare a te questi oggi. Sono buoni. Sono da cinema. Allora, sugherino della Vincent. Sugherino della Vincent da un grammo. Un grammo. Ho fatto una lenza abbastanza aperta, eccola qua. La chiusa in 30 centimetri? Sì, anche 35-40. Sì, partendo dal pallino del 6, arrivando, salendo, chiudendola un po' con il pallino del 5. E questo ho fatto un grammo. Gli ho dato una trentina abbondante di svolazzo, col finale del 10, con amino del 20 dei nostri amici della Vincent. Ok, che salutiamo. Ci prova, fai vedere te? Sì. Vai. Ci sei? Sono qua. Ah, te ti ha messo un grammo e mezzo, Ciccio. Sì. Perché grammo e mezzo. Provo a pescare dove c'è un pelo di corrente in più. Quindi ho messo un bel pallettoncino. Bello. Per metterlo subito in asse e in pesca. Piccola spallinata con piombini da 0,70. Ancora più leggero dei miei, Sì. Ci hai messo te il pallettone? Ho messo il pallettone per essere subito in pesca e poi voglio lasciare un po' di svolazzo, perché siccome ci sono un sacco di ostacoli sott'acqua, a meno c'è più probabilità che si scaglia. Ok. Finalino di 30-35. Sì, 30-35. Amo Vincent. Amino della Vincent. Del 20, ok, questi della serie KG2FSNT3. No, che salutiamo gli amici della Italian Fishing TV. Ciao, che c'è Italian è uguale. Fishing TV, almeno si prende un po' in giro anche loro. Cioè, diciamo che però noi siamo su Pesca. Noi siamo su Pesca TV. Abbonatevi perché siamo fantastici. Vai Gianfri, subito? Piccolino, sì, però... Però da soddisfazione, però da fiducia. Alla prima. Alla prima passata cavedanella, forse. O è un gardon. Vedi il cavedanellino? Un gardon. Guarda, cavedanellino. No, è un cavedano, sì. Vedi? È un chub inglese, vedi? Guarda, è bel cavedanello, pulito. Sì, pulito, bellissimo. Guarda, bellino. Non c'ha beccatine, nulla. Occhio a stigante al filo, fa così, Già? Però ci sai, fili buoni della Vincent, non c'è problemi. Marchette su marchette. No, con nostra amici insomma. No, perché. No. Tac, è bravo. Alla prima passata. Grande. Eccolo ancora, Gianfri. Abbastanza piegata. Adesso comincia a essere un pescettino interessante. Il fischio. Il fischio, ragazzi, è musica. Bellino, molto bellino. Molto bellino, interessante direi. Direi proprio un bel pescetto, Hop.
Guarda, se fa, se scodinzola siamo fritti. Grande prova. Bello! Bello, molto bello, bello, molto 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 bello. Allora, bello. Vedi? Allora Roberto Galigani. Alla Riccardo Galigani. Alla Riccardo Galigani. Può andare in acqua, sì. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Bene, 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 molto bene. Andiamo. Mi sono piaciuto davvero. E io ti ho preso in diretta. Non ci credo. Ti ho preso in diretta, stavo non facendo il francobollo. Guarda come risale. Una vera mia ha preso un barbo. No. Un cavedano. Cavedano, un bel cavedano. È un bel cavedano. Però te lo dico, ne ho buttato più barbi. Sì, un bel cavedano questo. Un bel cavedano. È un bel cavedano. È un bel cavedano. È un bel cavedano. È un bel cavedano. Siamo incantati. È un bel cavedano. Guarda che è proprio un bel cavedano. Cos'è? Mi sa che è un bel cavedano. Lo sai che siamo due deficienti, vero? È un bel cavedano. Gianfra, hai preso cos'è? Hai preso un bel cavedano. No, un bel randello questa. Porca miseria, preso, sì. Qui dovremmo essere sul chilo, Sì, qui sul chilo ci siamo. Un po' vada belli, puliti, puliti, puliti. Madonna il pesce. Sì. Questo è... Questo si pesa. Questo c'ho si la bilancia. Pesa. Ah, guarda. 1 kg e 180 grammi. Togliamo 180 grammi di retino, dai. Sì. Un chilo. Cacchio. Lascia fare. Tra veccelo o la veccelo. E son sono due. C'ha la testina leggermente più schiacciata, guarda. Sì, ho preso una noccolante. Vai, bravissimo Gianfranco, bravissimo Gianfranco. Allora, senti, picchio la colata e buon acqua. Allora, bello. Vado il pesce in acqua, fantastico. Piange, e ragazzi, poi, dove l'ha preso? Dove l'ha preso? Nel mio posto l'ha preso. Sì, t'ho rubato il tempo che avevi fatto il fagottino. Un cavedo, vuoi il retino? Abbiamo fili di ultima generazione. In fluorocarbo. Sì. Oh vai. No, ma guarda che sono veramente sono belle. Belli. Ti giuro, conoscendo anche i cavedani del Serchio. È tutta roba non grossissima, però bella. No, ma guarda com'è sano questo. Bello, bellissimo. È veramente bello. Oh. Finalmente. Stavo un po' frignando. Ragazzi, il posto di Gianfranco, mi tocca rubargli il tempo. Ragazzi, è una roba allucinante. Cioè, io pesco qui e lui mi pesca davanti. Non posso più pescare, rimasi. Sono tutti là. Ho capito. L'hai messo in fila là. Ce l'ho messo io. Hai ragione, manca a me un pochino. Non è che un pochino, non pesco più io. Il problema è tutto lì. Dai, guadinalo. Dai, poi una fettina di culo. Vai. Oh. Via. Poi, ora via. Però ti levi dai. Sì, ora vado via. Vado via. Bravo. Ora vado un metro sopra di te e inizio a pescare. Ma benissimo un metro. Vedi, tutti in puntina, ragazzi. Tac, vedi com'è. Guarda bellino. E anche questo. Bello, bellissimo. Pulito, guarda com'è. Bellissimo. Cioè, guarda, è incredibile. Poi bianco, bello brillante. Tac. Allora te lo faccio lo spiritoso. Sì, ora però tu ti levi, Sì, sì, vado via, vado via. Questo è un altro pesce. Gli sto rubando il tempo. Uno dei pescatori più scorretti. Sono un predatore. Ma che predatore? Tu sei una merda, altro è predatore. Si chiama merda. E mi pesca sopra, non pesco più. È che gli rubo il tempo, via. No, ora mi fermo. Tempo, tu mi rubi il posto. Ma razza, non è dai. Vero, ragazzi, dai, su. Questo è bello, un bel pesce. Si vede subito.
lo rimane piantato, ragazzi. Ma come si piega la canna, ragazzi, che gioia. Deve essere un bel randello. E ai randelli li piacciono tantissimo a Gianfranco. No. Vero, ti piacciono i randelloni? No. Qua, no, 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 è proprio l'unico punto dove mi garbano. È un periodo tra randelli, radio, eccetera, sì, è un momento... Roba. Questo è un bel pesce, guarda. Ce n'è un altro dietro, guarda, ce n'è un altro dietro. Bello, 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 bello. Il randello è questo. Vai. Bella robina. C'entra preciso. Pesci sanissimi. Ma le bellezze. Abbiamo cambiato spot, eh? Hai fatto vedere dove siamo? No. Abbiamo cambiato spot perché dove eravamo prima si prendevano, e però volevamo, ne abbiamo presi molti, però volevamo trovare un posto diverso. Questo, guarda come. Questo è un bel posto. Questo che ve lo mostriamo. Tac. Bellissimo. Guarda, è passata. Passata morbida, delicata. Bella, bella. In acqua. Primo pesce del Monti. Oggi gli piacciono randelle. Va del lavoro. Va del lavoro. Mamma mia. Era scatenato. Si sentiva. Eccolo. Ragazzi, stiamo aggiungendo dei randelloni. Sì, sono bei pesci questi. Questi sono dei bei pesci, vero Fischello? Ma che scherzi. Imbarazzante. Questo è un pescione, già. Questo è un bel pesce, sì. Pescione, sarà come il mio. Però no, più grosso. Certo. Li vorrei mia tutti te randelloni. Ah, so sì. Che ti garban tanto, ma no, no. A me non mi garbano, mi garbano solo in formato pesce. No, pinnuto? Pinnuto, sì. Dai. È come il mio. Guarda, te lo peso. Che vuol dire? Quello di prima ho ributtato ora. Noi non ci fanno questi giochini, dillo ai nostri amici. No. Bel pesce. No, non è uguale, è mio. Non mio non mi sembra che sia uguale. Ecco la prova peso. 1,50. 1,50 kg? Sì. E allora? Il tuo 1,2. Come 1,50? 1,500 kg. Ah, 1,50 è 1, contro 0. Il 1,200 kg. Vabbè, sarà sono 300. No, questo qui sarà quattretti. Il mio peso, il mio. Va bene, va bene. Guardate un po' che pescione. Bello, bello, bello. Questo bello. È lungo come quello di Gianfranco, ma è più grasso. Guarda la lingua, c'è la lingua, non cavedano la lingua, guarda. Vai, metti un'acqua. Che spettacolo. Metti un'acqua. Bello, 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 bello. Bello, no, bello, bello. Strafelice, strafelice perché in questo canale... T'ho battuto, merdaiolo. No, no, non si sa. Il mio è pesato. Non ci ho mai pescato in questo canale a Bolognese. Ringrazio Gianfranco perché mi ha dato l'input. Lo stimolo di venirci. Io intanto butto Dubai, guarda. Bravo, fatto proprio bene, ti ha fatto. Però io butto Dubai. Eccolo! Acciuga! Sta zitto! Non ascoltatelo! Non è acciuga, dai, mi fa smettere di pescare uno presidente. Utilizzeremo le nostre mani di ultima generazione. Allora, alzo la telecamera dai tre piedi. Che pesce. Non inceppare, Belli, sono veramente pesci bellissimi. Sono sano. Bello. È un bel pesce, come avete notato. Guarda bellezza. Vai, metti una. Risono io averlo catturato. No, ciccio. Oggi tu fa Paolo Spre. Allora, attenzione. Se taglia vuol dire, cioè, se non vedete pesci miei vuol dire che ha tagliato, sappiatelo. Ma bellino. Madonna, bellino però. Hai visto? Oh, bellino. Ho capito. Ma dove bellino lo trovo? Se lo volessi io comprare. Sul sito.
buonapesca.it. Dentro c'è tutto, c'è filmati. Ma che bella questa felpa! È da lì dentro! È dentro. Ma se io la volessi comprare, come devo fare? www.buonapesca.it. Sotto non c'ho la maglia. Le sa che queste ve le regaliamo. Queste ve le regaliamo. Basta queste che ci scrivete nella mail appena acquistato un prodotto, noi ve le buttiamo dentro. Vogliamo la sacca, ve la diamo la sacca. Questa dei Bari, Sì. Guardate che uomo. È un bel divertimento, Un godimento. Allora, io ti ringrazio perché mi hai portato in questo torrentello che è largo 5 metri, 6 metri ed è pieno di pesci. Più che altro sono pesci belli, sai? Sì, bello. Pesciotto, dai. No, un bel pesce, questo supera il chilo. Un bel pesciotto. Ecco. Insomma, ciccio. Sì, un bel randellotto. Diciamo che va bene. Diciamo che è un bel randellotto, sì. Sì. Vieni qua. Ah, me lo sami anche te, Tutti presi in punta, lì, perfetti. Sì. A guardare Pesca TV, Adriano... No, Adriano, Riccardo Galligani. No, Adriano, Roberto. Salutiamo? O si prova a fare un altro giro? Insomma, siamo a fine. Dai, cioè salutiamo e lui si fa un altro giro però. Si fa un altro giro. Allora, noi vi salutiamo. Se si piglia un altro pesce degno, vi si fa vedere. Guardate qua che se no, vale bellezza. Grazie mille, da un bacio. Bravo, mi ha portato nell'Ozzeri vicino. Vedi, a Lucca. Mi piace Randelli. No, non mi garba. Sta cambiando. A me, diciamo, mi piacciono le poppe. Eccoci. Ecco, ovvio. Le poppe. Con questa piace. Chiudiamo. Bene, e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao ragazzi, buona pesca. Ciao. Falla vedere, aspetta, fallo vedere che lo ributto. Sì, no, si porta via, aspetta. Ecco. Fallo vedere. Quando vanno via sembrano squadre. Che libidi. Non libidi.